Bentornati. Approfitto degli ultimi minuti di questa serata passata insieme, della penombra che ci ha avvolto, della saggezza di Valerio Mastandrea e della presenza del grande libro delle domande. So che non, eccolo qua, lo metto alla luce, il grande libro delle domande. Esiste quello delle risposte? Noi abbiamo solo le domande. Se li comprate tutte e due, forse poi li mettete insieme e esce fuori qualcosa di buono, non lo so. Però ho delle domande per te, sì, caro Valerio. Comodi qua, eh? Tu buttati giù che poi a tirarti su ci penserà qualcuno. E poi sei pure costretto a guardare, diciamo, tutte le americane, no? I fari che ti potrebbero cascare in faccia. È lì che si trova l'ispirazione. La risposta è lì, sì. Valerio, a cosa serve il taschino nell'accappatoio? Lo sai che questa è una domandona? Perché lo metti dopo la doccia. Sì. E di solito sei nudo e con niente di estraibile. Posso dire una cosa? Secondo me ci puoi mettere pure un po' di sapone. E ogni tanto... Liquido? Sì. Cioè, attacchi l'accappatoio in prossimità della doccia, no? Quando c'hai del sapone liquido lì, proprio che ti... vai anche, capito, tipo la pasta per la carrozzeria, capito? Puoi prendere da là, dai una bottarella che magari... il flacone sotto la doccia è finito, sì. Però andrebbe rivestito, diciamo, di una guaina che permettesse di mantenere la saponeria. La consistenza intatta, sì. che non sbrocca. La vita è strana, no? Sì, senti, ma sono tutte su sto tenore, no? Per sapere. No, perché io mi preparo, capito? Non le so riconoscere. No. Già. Non le so riconoscere. E già... La vita è strana. Per me queste domande sono come le intonazioni mie di prima. Sì. Sono tutte un po' là. La vita è strana, ma rispetto a cosa? Che ti devo dire? Cioè, rispondere? Una roba che si dice, oh, la vita è strana. Troppe se ne dicono così. Tipo anche quelli che ti fanno... così. Che vuol dire questa cosa? Insegnava Gigi Proietti, ricordi lo spettacolo? C'era un personaggio che faceva Gigi dove non diceva praticamente nulla, dicendo tutto, era tutto una telefonata, che provava a parlare e non ci riusciva. Vabbè, questo era per ricordare anche il maestro. Mi ha ricordato anche molto Buttafuori, no? Bellissimo programma. Sì, quello che abbiamo visto, in sei. Pochi, ma le cose belle le vedono in pochi. Le vedono in pochi. E lì, questa non l'ho mai sentita io. No, è una scusa che mi sto dando. Che c'era uno di questi di dialoghi tra loro due, era, ma si dice sempre cavare un ragno dal buco, no? E l'altro faceva, boh. Cioè, come a dire, no? Ecco. Sì. Credo fosse così, comunque ce ne stavano tanti. Ah, ce n'è un'altra che dice, attento con le mucche. Forse è per questo che non ha visto nessuno, perché non lo ha capito nessuno. Il mio programma preferito di sempre. Piano con le mucche. Che cos'è il tessuto non tessuto e perché chiamarlo così? Allora, questo è il tessuto non tessuto, è come quel vedo non vedo, quel dico non dico. È il dico non dico. Quel faccio non faccio. Sì. Quindi non vuol dire assolutamente niente. Niente. Probabilmente. Devo dire che la chitarra non aiuta, in questa fase. Vuoi cambiare strumento? No, nel senso l'arpeggio. L'arpeggio. No, me ne sto andando piano piano, ragazzi. Resisti ancora, sì. una. Sì, sì. Anche due, però se diamo un attimo, capito? Se dici a uno svizzero che ha fatto la figura del cioccolataio, gli stai facendo un complimento? Credo di sì. Vuol dire che ci devo pensare un po'. Comunque, no, però... A me a volte basta anche una minima certezza, non ho bisogno. Certo. Come fanno i venditori ambulanti di ombrelli a sapere sempre che sta per piovere? Cioè, da dove sbucano... con tutti gli ombrelli? Ma guarda, di solito viviamo in un paese che non è
perché fanno 40 gradi e improvvisamente piove, anche se sta cominciando ad avvenire. Quindi magari uno si sveglia la mattina, vede com'è, un po' plumbeo, che dici? Fa una chiamatina a un amico, magari che se ne intende, uno che legge i venti, le cose. Sai che c'è? Fammi uscire una cinquantina d'ombrelli, hai visto mai? Poi magari è capitato anche che sono tornati a casa con i 50 ombrelli, ecco. Questa è una risposta razionale alla cazzata che mi hai chiesto. L'hai presa da... Sì. Basta? No, l'ultima. Dai, la pretendo. Tanto ormai è notte... Mi sono reso conto adesso che non ho mai girato pagina. Ma te ne posso fare una io? Vai. No, non è che ne hai girato pagina, sono tutte uguali. Complimenti, all'editore soprattutto. Esistono i cuccioli di piccione? Non ho mai visto dove nidificano, però ti prometto che ci penso. E me lo fai sapere. Te lo faccio sapere. Okay. Ti rispondiamo domani io e Daniele De Rossi. Ecco, a questa, sì. Ok? Perché domani ci sarà Daniele De Rossi. Insieme a noi ci sarà San Giovanni, insieme a noi sarà una grande puntata, vi aspettiamo tutti domani sera, a stasera c'è Catalan su Rai 2, fate un applauso a Valerio Mastandrea!